Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria ed apriamo con l'attualità. Oggi in Commissione Affari Istituzionali il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha risposto all'interrogazione di Marco Casucci sulla collocazione della Madonna del Parto. La Madonna del Parto deve restare dove si trova attualmente. E questa è la sintesi della risposta che oggi il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato all'interrogazione presentata a suo tempo dal consigliere leghista Marco Casucci, che chiedeva proprio alla Regione di dire la sua in merito alla querela che si è aperta dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha bocciato le istanze del Comune di Monterchi e dato ragione alle richieste del Ministero che vuole il ritorno nella cappellina del cimitero dell'Opera di Piero della Francesca. La cosa ha scatenato un grande dibattito ed è giunta anche nelle aule parlamentari. Casucci portò a suo tempo il tema in regione e oggi è arrivata la risposta di Giani che appoggia di fatto le richieste del comune di Monterchi, un appoggio che a Monterchi aspettavano. È già partito l'invito del primo cittadino del centro della Val Cerfone al presidente della regione. C'è sempre una sentenza che deve essere rispettata, ma ci sono anche troppi problemi perché questa possa essere applicata. E apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Si affrontano a colpi di bottiglia rotta un ventenne ed una quarantenne denunciati per rissa. È accaduto a Campo Marte, nella zona vicina alla stazione di Arezzo. All'arrivo delle pattuglie, le immediate indagini hanno consentito di appurare che alla lite, scaturita per futili motivi, avrebbero partecipato quattro persone, alcune delle quali ubriache. Due sono fuggite, il ragazzo, dopo essere stato medicato, e la donna sono stati denunciati per rissa. La quarantenne è stata sottoposta anche a foglio di via dal territorio comunale. E torniamo sull'argomento della baby gang montana. Domani gli interrogatori, ma intanto si indaga su altri episodi di violenza che forse per paura non sarebbero stati denunciati. Onore e rispetto per il clan Montana, questo pretendevano con la forza i componenti. Ora però i nove minori arrestati da Squadra Mobile e Polizia Municipale a distanza di pochi mesi dal loro presunto capo, un rapper ventenne, dovranno spiegare molte cose domani durante gli interrogatori previsti nei vari istituti dove si trovano sparsi per l'Italia. Soprattutto giustificare quella scia di violenza che ha caratterizzato tutto il 2021. Imboscate continue in varie zone del centro di Arezzo, obiettivo per lo più coetanei, per umiliarli e strappare loro un trofeo, perché nel centro comandavano in montana, come si evince dai loro messaggi e dai loro post. Le zone del Duomo, dei Portici e di Sant'Agostino, da dove partivano i raid, il loro raggio d'azione. Esercitavano anche, secondo la procura minorile, una capillare attività di spaccio in montana. Il gruppo, insomma, padrone del territorio, un motivo per vedere oltre per molti, per sentirsi parte di una famiglia che nel momento in cui tendeva ad allargarsi è stata bloccata. Le indagini comunque proseguono. In una serata le rapine effettuate furono 8, ma solo 6 sarebbero state denunciate. C'è da capire dunque se gli episodi di violenza siano di più e magari alcuni abbiano taciuto per paura delle ripercussioni, e capire se esistevano soprattutto collegamenti con altre bande, magari ancora più strutturate, per quanto riguarda il capitolo spaccio in particolare. E a proposito di spaccio, traffico di cocaina, 8 misure cautelari per altrettante persone a Parma, Arezzo, Grosseto e Roma. Ad eseguirle i carabinieri di Fidenza in collaborazione, per quanto concerne Arezzo, con i colleghi della compagnia di Cortona, che hanno eseguito l'applicazione della misura nei confronti di un trentenne albanese residente a Camucia. Detenzione illecita e vendita di sostanze stupefacenti, riciclaggio e lesioni personali, le accuse contestate. I proventi, secondo gli investigatori, venivano investiti nel settore immobiliare in Albania. Discarica di auto e moto rottamate è stata scoperta dalla polizia a San Giovanni Valdarno. Per i dettagli, il servizio. Gestiva una discarica senza alcuna autorizzazione, cinquantenne denunciato dalla Polizia Stradale di San Giovanni Valdarno. Stando a quanto riferito in una nota dalla polizia, l'uomo gestiva una discarica di auto e moto radiate dalla circolazione. Ne aveva accumulate una cinquantina. Stoccandole senza alcuna precauzione per il contenimento dei fluidi inquinanti, olio da motore, liquido refrigerante, residui di carburante in particolare, all'interno di un'area privata. A notare la zona erano stati gli agenti della Polizia Stradale di San Giovanni Valdarno,
danno durante l'attività di vigilanza nell'area. Effettuando i primi accertamenti e considerato che in quel punto non risultava censita alcuna discarica regolarmente autorizzata, in accordo con l'autorità giudiziaria è stata effettuata una perquisizione del sito anche al fine di verificare eventuali danni ambientali in corso. Qualche giorno dopo, all'alba, gli agenti di San Giovanni, insieme ai colleghi di Arezzo, hanno ispezionato l'area e si sono presentati al portone dell'abitazione del gestore, un uomo sulla cinquantina, originario della zona. Il risultato dell'operazione è stato che lui è stato denunciato per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e per la commercializzazione abusiva di parti di ricambio. L'intera area è stata posta sotto sequestro e al termine delle verifiche ambientali tutti i rifiuti pericolosi rinvenuti saranno finalmente smaltiti secondo le regole in materia di tutela della salute pubblica. E adesso cambiamo argomento. La morte dell'architetto Fabrizio Beoni, già responsabile del settore urbanistica del Comune di Arezzo, ha fermato i lavori del Consiglio Comunale. Numerosi messaggi di cordoglio per la famiglia. Anche il Comune di Civitella lo ha ricordato. Beoni ricoprì infatti l'incarico di assessore nella giunta di Gilberto Dindalini. Nel corso dei lavori consiglieri di stamani è arrivata una notizia che ha gelato i presenti. È stato il consigliere Alessandro Caneschi, dopo aver chiesto il permesso al presidente dell'Assemblea, a comunicare in aula la morte dell'architetto Fabrizio Beoni, per anni dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Arezzo e per un periodo limitato anche responsabile della Polizia Municipale. Sentiamo le sue parole. Che è venuto a mancare proprio qualche minuto fa l'architetto Fabrizio Beoni, chi conosce, chi frequenta il comune, non solo, è storico dirigente del servizio urbanistica di questo comune, che era in pensione da poco tempo, quindi se lo ritengo opportuno penso che sia doveroso un minuto di raccoglimento anche per Fabrizio. Grazie. Certo, credo che sia opportuno per entrare. Rimaniamo in tema di Consiglio Comunale, però ci occupiamo della variazione di bilancio e di un emendamento presentato dal gruppo PD per lenire il caro bollette, che ha acceso il confronto tra la Giunta e l'opposizione del PD. L'approvazione della variazione di bilancio è stato oggetto di un serrato confronto tra maggioranza e opposizione. Dai banchi del PD il consigliere Luciano Ralli ha presentato un emendamento a favore delle famiglie alle prese con il caro bollette. Nel precedente Consiglio Comunale abbiamo discusso del resoconto 2021. Lì emergeva il fatto, l'abbiamo sottolineato, che c'era un avanzo dell'amministrazione di 12 milioni di euro liberi. Quindi è un'enormità, che vuol dire che l'amministrazione Ghinelli non è riuscita a spendere questi soldi, anche i proventi che arrivano dal governo. E voi cosa proponete? In questa occasione chiediamo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Noi abbiamo orientato, quindi abbiamo posto un emendamento che sposta dei soldi verso un capitolo che riguarda le famiglie in difficoltà. Sapete che in questo periodo alcuni famiglie anche ad Arezzo hanno difficoltà a pagare le bollette, a pagare tutta una serie di incrementi del costo della vita. L'iniziativa è stata respinta dalla maggioranza e l'assessore al sociale Lucia Tanti spiega il motivo. L'emendamento del consigliere Ralli è stato respinto per una semplice ragione, perché il comune ha un suo progetto che si chiama appunto interventi anticrisi contro il caro vita, e quindi di fatto ci sono già risorse che noi abbiamo in questo momento già investito, altre che arriveranno alla fine del mese di giugno, quindi dal suo punto di vista, lo capisco, non lo sapeva, ma dal nostro punto di vista era una riduplicazione secondo quel principio che gli interventi devono essere mirati. E adesso facciamo il punto sul Covid. Sono 844 i tamponi effettuati, di cui 107 positivi. 6 le persone ricoverate al San Donato in bolla Covid, 2 in terapia intensiva. Non si registrano, per fortuna, decessi. Un incontro per parlare proprio dei reali rischi che possono derivare dal cattivo utilizzo dei fondi post pandemia e crisi è quanto organizzato dal Rotary Club alla presenza dei procuratori di Arezzo e di Perugia.
Nella settimana in cui l'Italia ricorda la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone, il Rotary Club ha invitato i procuratori Raffaele Cantone e Roberto Rossi a parlare di criminalità organizzata e risorse dello Stato dopo la pandemia. La crisi economica, i rimedi che lo Stato appronta, i finanziamenti, gli aiuti alle famiglie e alle imprese significano un notevole flusso di denaro e che ovviamente suscita gli appetiti della criminalità in generale e della criminalità organizzata in particolare, ovviamente. E quindi il livello di attenzione deve essere massimo. Senta, dottor Rossi, ci può fare qualche esempio di quella che può essere una criminalità organizzata che si approfitta appunto di questi aiuti dello Stato alle famiglie e di come riesce a intercettare anche questo flusso di denaro? Guardi, basti pensare a sistemi come reddito di cittadinanza o i bonus in materia edilizia. Sono stati ovviamente uno strumento importante per sostenere le famiglie di reddito, ma hanno costituito anche un'occasione ghiotta per criminalità in generale e criminalità organizzata in particolare. Il tema è di grande importanza e rilevanza. Noi finalmente stiamo uscendo, speriamo definitivamente, dalla pandemia e ci sono in questo momento tantissimi interessi economici che derivano da risorse economiche enormi che le istituzioni, lo Stato, soprattutto l'Europa sta mettendo in campo. C'è un grande interesse delle organizzazioni criminali, lo stiamo già verificando da alcune prime indagini che dimostrano i rischi che ci possano essere distrazioni di queste somme, cioè utilizzate in modo truffaldino o utilizzate per esempio dalla criminalità organizzata anche in funzione di riciclaggio. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, supportati dall'elicottero Drago, sono intervenuti per un soccorso a persona a Tavernelle di Anghiari, lungo il letto del fiume Sovana. Una persona è rimasta ferita ed è stata immobilizzata e poi recuperata dal personale dei vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Successivamente il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario dell'elisoccorso Pegaso per il successivo trasferimento in ospedale. Una serata dedicata alla danza è quella che di fatto chiude l'anno scolastico della sezione del liceo coreutico Piero della Francesca di Arezzo. Lo hanno ribattezzato Giardino dell'Incontro e delle Idee. È uno spazio interno alla struttura scolastica dove gli alunni e le alunne possono incontrarsi e dare vita a iniziative di carattere artistico, sportivo e di socialità. Siamo nella sezione del liceo coreutico Piero della Francesca di Arezzo, in via 25 Aprile. In questo spazio reale, nell'occasione adibito a teatro all'aperto, gli allievi e le allieve hanno portato in scena il Gran Galà di danza. Per il liceo coreutico e per la scuola, sicuramente Aretina è un momento molto importante perché danza sotto le stelle. Lo spettacolo finale del liceo coreutico, all'interno appunto del liceo Piero della Francesca, e che vuol significare un momento di incontro. Dopo tanto distanziamento nel nostro giardino dell'incontro, tutta la scuola, non solo i ragazzi e le famiglie del coreutico, si ritrovano per passare una serata ammirando la bravura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Va detto che questa manifestazione in passato di solito si svolgeva a teatro, avete scelto invece di farla qui, quindi acquista forse ancora di più un valore simbolico. Esatto, invece di utilizzare il teatro, che continueremo a riutilizzare ovviamente prossimamente, con questo evento Danza sotto le stelle abbiamo voluto dare un messaggio di ritrovarsi, di un incontro, di passare una bella serata in questo bell'ambiente per cacciare le streghe di questa emergenza sanitaria che speriamo ormai sia alle spalle. E sono arrivati ad Arezzo gli studenti della scuola americana da 10 anni gemellata con l'Istituto Colonna per scambi interculturali.
Piazza Grande ha dato il benvenuto ai giovani studenti della scuola Thornton Donovan New Rochelle di New York, che da 10 anni ogni anno accoglie gli studenti dell'Istituto Vittoria Colonna di Arezzo per 2 settimane. Uno scambio vicendevole in cui poi, come in questo caso, gli studenti americani sono arrivati ad Arezzo. Ad accoglierli il dirigente scolastico del liceo Vittoria Colonna, Maurizio Gatteschi, e la docente responsabile dello scambio, la professoressa Stella Ficai. C'era poi anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il primo rettore della Fraternità dei Laici Pierluigi Rossi e il gruppo musici della Giostra del Saracino, che ha intonato con chiarine e tamburi i brani della tradizione giostresca e non solo. In questa occasione la delegazione di studenti americani, assieme al preside Mr. Douglas Fleming, alcuni docenti e alcuni genitori, ha avuto anche il piacere di visitare il Palazzo della Fraternità dei Laici. All'evento di benvenuto organizzato dalla Fondazione Arezzo in Tour erano presenti anche gli studenti della World House di Rondine e il presidente della Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Hanno portato il loro messaggio di pace e speranza. Il legame tra Liceo Colonna e Rondine è importante ed è cresciuto negli anni, e proprio la classe che partecipa allo scambio culturale è la sezione Rondine del Liceo Linguistico Colonna. Sono partite dunque per gli studenti newyorkesi 2 settimane alla scoperta di Arezzo e delle sue eccellenze culturali ed enogastronomiche, guidati dai loro colleghi aretini. E nella Casa Museo Ivan Bruschi dal 9 giugno torna la stagione concertistica. Torna con la 17ª edizione l'attesa stagione concertistica internazionale della Fondazione Ivan Bruschi. Dal 9 giugno al 6 ottobre, grazie alla direzione artistica del maestro Roberto Pasquini, le suggestive sale della Casa Museo ospiteranno 6 concerti che porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Io direi che quello che è molto importante è che gli artisti di questa stagione internazionale sono giovani vincitori di concorsi internazionali. C'è un focus particolare sui vincitori di pianisti del concorso Chopin internazionale che si è svolto l'anno scorso e anche del Busoni e di altri concorsi internazionali. Vorrei segnalare per esempio Leonora Armellini, che è stata la prima italiana a vincere lo Chopin, a conquistare un podio allo Chopin. È una pianista incredibile, di grandissimo tra l'altro coinvolgimento emotivo. E poi Ayumi Kobayashi, che è la pianista giapponese che anche lei ha vinto lo Chopin, che è praticamente in esclusiva italiana per noi. Sono 20 anni ormai dell'apertura al pubblico di Casa Bruschi. La stagione concertistica rientra un po' in fondo anche in queste celebrazioni. Beh sì, la funzione della Casa Museo Ivan Bruschi è una funzione molto importante. È entrata a far parte del patrimonio artistico di Intesa San Paolo. In questo contesto i nostri amministratori hanno voluto far sì che ci fosse ancora più permeante la vicinanza col territorio aretino. In questo anno così importante, il 20° anniversario, scatta la stagione, la 17ª stagione dei concerti. Una giornata dedicata ai malati di Alzheimer e ad un progetto che li ha portati in mezzo a piante e fiori. Un gesto semplice come prendersi cura del proprio giardino per i malati di Alzheimer può rappresentare un'attività impegnativa e al tempo stesso anche molto stimolante. Ecco che l'associazione AIMA di Arezzo, realizzando un pomeriggio tra la natura, ha cercato di avvicinare i malati all'attività del giardinaggio, superando in questo modo barriere a volte insormontabili. Profumi e ricordi, una rosa per l'Alzheimer, è il titolo del progetto che ha avuto il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, svoltosi martedì scorso, con la presenza, tra gli altri, del presidente dell'AIMA di Siena, Carlo Bandinelli. Insieme a Lorenzo e Martina abbiamo trascorso un pomeriggio diverso con le persone affette di Alzheimer e i loro familiari. Immersi nei profumi e nei colori delle rose e dei vasi in fiore, ci siamo sentiti più vicini e un po' meno soli, ha detto il presidente, ringraziando il sindaco Mario Agnelli e l'assessore Stefania Franceschini, che ha trascorso tutta la giornata insieme a Martina, Lorenzo, Federica e a tutti gli ospiti. Il ringraziamento va a tutte le persone affette da Alzheimer e ai loro familiari che si sono messe in gioco senza timori e senza veli, afferma Silvana Repetti, presidente dell'AIMA di Arezzo. Non potevamo mancare ad una giornata in cui il profumo e i colori dei fiori hanno allietato e stimolato i malati durante il percorso all'interno del vivaio, regalando loro un prezioso momento di serenità e di socializzazione. Il sostegno a queste iniziative vuole rappresentare la nostra vicinanza e sensibilità verso i malati e le famiglie, ha concluso l'assessore alle politiche sociali e alla sanità Stefania Franceschini.
Avvicinare le persone meno giovani all'utilizzo dei più moderni strumenti digitali è l'obiettivo del progetto Nonni Digitali, che coinvolge il Comune di Arezzo e i centri sociali presenti nel territorio. Operatori del comune e frequentatori del centro di aggregazione. Siamo nel quartiere Tortaia, dove ha preso il via il ciclo di appuntamenti del progetto Nonni Digitali. Il progetto si basa su uno specifico calendario di appuntamenti nel quale gli operatori del comune, nelle vesti di informatori, forniscono indicazioni sull'uso dell'identità digitale. Non potevamo non pensare ai nonni aretini che probabilmente avrebbero trovato molta più difficoltà nell'affrontare questo passaggio, e quindi abbiamo pensato che la cosa più comoda e più immediata fosse quello di portare lo sportello unico direttamente nei luoghi di ritrovo dove loro socializzano, e quindi oggi siamo qua proprio per attivare lo SPID e la carta digitale elettronica, se qualcuno non l'avesse ancora fatto, ma soprattutto per insegnare un percorso a quelli che sono i nonni aretini su come usufruire dei vari servizi online attraverso il nostro sito istituzionale, quindi insegnare a come procedere con una pratica, a utilizzare l'applicazione Io o il Pago PA o addirittura semplicemente la widget di WhatsApp. Questo è il passaggio iniziale, direi, di questo progetto. Ci saranno anche appuntamenti seguenti? Assolutamente sì, sono 8 i CAS coinvolti che hanno con molto entusiasmo, tra l'altro li ringrazio, aderito a questa iniziativa, per cui le postazioni che noi metteremo in campo sono 3 postazioni con relativi funzionari, e in questo modo avremo modo di girare la città per poter accontentare, spero, il più maggior numero di persone possibili. Giornata speciale, quella di domani a Badia Tedalda, verrà intitolato l'asilo nido comunale alla compianta Maria Blasi, insegnante, prima donna sindaco della provincia di Arezzo dal dopoguerra. Maria Blasi fu a capo dell'amministrazione comunale di Badia Tedalda dal 1975 al 1980. Era alla guida di una giunta di sinistra che ruppe il dominio della DC che durava dal dopoguerra. La proposta, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, venne presentata a suo tempo dal vice sindaco Ivano Sensi ed è stata accolta anche dalle autorità scolastiche. Prevista la presenza del prefetto Maddalena De Luca. E adesso il carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano, che è stato presentato a Firenze. L'edizione numero 482 del Carnevale di Foiano è stata presentata in Consiglio regionale. Il grande evento tornerà a colorare le vie del centro della Valdichiana dal 5 al 19 giugno. 4 uscite per i giganti di cartapesta, quella dell'11 sarà in notturna. Ufficialmente inizia il 5 e andrà avanti per 3 fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le varie sfilate dei carri allegorici e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto. Arriva il carnevale, arriva parzialmente fuori stagione, perché noi l'ultimo fine settimana di giugno abbiamo sempre fatto il carnevale estivo. È chiaro che però in questa circostanza particolare era necessario assolutamente ripartire. Questa è la capacità di un territorio di reinventarsi e di non rinunciare alle proprie tradizioni, alle cose che ama fare, che i cittadini sono affezionati. Per fortuna siamo riusciti ad avere solo un anno di fermo e non anche un secondo, perché sarebbe stato un problema non solo a livello culturale e ludico, che è quello che un po' rappresenta il carnevale, ma anche per un problema sociale, commerciale e turistico. Il carnevale di Foiano è una delle più belle tradizioni che abbiamo nella nostra Toscana, fatta di colori, fatta di allegria, e devo dire, dopo questo anno e mezzo difficile, 2 anni difficili di pandemia, questi momenti servono, come dire, a ridarci speranza, e sono contento che abbiamo potuto lanciarlo qui in Consiglio regionale. Anche Capolona, per iniziativa di Estra ed in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha la sua colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Si inaugura una nuova colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Questa è la 25esima che viene installata tra Toscana e Marche. Sì, è l'inizio di un percorso ben più lungo.
e ne abbiamo già in ponte altre 40-45, vado a memoria, e in più ci stiamo lanciando anche sulla parte di installazione di colonnine, non solamente quick come questa, ma anche le fast per le auto totalmente elettriche. Questo dimostra l'impegno di Estra per la mobilità elettrica. Mobilità elettrica e ambiente poi alla fine. Per noi è estremamente importante unire questi due pillar, se vogliamo, del nostro piano strategico per poter permettere anche alla popolazione di seguire quello che è il trend del momento e quello che comunque sia è il nostro futuro poi alla fine. Un passaggio importante che fa parte dei nostri progetti. Da quando ci siamo insediati abbiamo pensato di impostare un percorso, diciamo, green nel nostro comune. Il punto di ricarica era nei nostri percorsi, in quanto non completa ma arricchisce notevolmente questo percorso, anche perché oltretutto aiuterai anche alcuni cittadini che già sono presenti con auto elettriche nel nostro comune. Questo di oggi è un altro punto di arrivo, un primo punto di arrivo, perché ci sono altre società che ci hanno richiesto l'installazione di altre colonnine, e quindi l'unica cosa che ci dobbiamo augurare è che la sensibilità delle persone sia quella di avvicinarsi un po' a questo mondo green, andando incontro a quello che sono praticamente le esigenze di un ambiente un pochino più salutare sia per noi che per le nostre generazioni. Domani, venerdì 27 maggio, Tenute di Fraternita dedica una serata all'inaugurazione di un nuovo punto vendita dei propri prodotti. Una splendida location, l'agriturismo La Concezione, siamo a Castiglion Fibocchi. Tenute di Fraternita, qui uno spaccio, un agriturismo. Venerdì inaugurate. Cosa inaugurate? Inauguriamo un luogo dove accettare le persone che vogliono vivere momenti gioiosi con i prodotti agroalimentari di Tenute di Fraternita. Questo è lo spazio vostro. Come vedete, la valorizzazione del patrimonio di Fraternita dei Laici passa anche attraverso questa contemporaneità dell'agriturismo, un luogo dove già molte persone sono arrivate. Da dove arrivano gli ospiti? Sono stranieri? Li sorprendete con i prodotti dell'orto magari? Noi abbiamo creato una location in modo tale partecipativa che le persone che vengono dal Belgio, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Svizzera, ma anche italiani, anche personaggi famosi che vogliono rimanere molto riservati, sono stati ospitati. Il più noto di tutti, che lo conosciamo, è Francesco Musè. Comunque ai nostri ospiti le portiamo nell'orto. Abbiamo preparato un orto. Vuoi mangiare un pomodoro? Vai a prendere nell'orto. Vuoi mangiare una cipolla? Vai nell'orto. Un cesto di insalata? Vai nell'orto. Un cetriolo, oppure vuoi andare in mezzo alle vigne. Faremo anche delle cene proprio illuminate dentro i filari delle vigne. Insomma, la Fraternita dei Laici c'è ed è un'azienda agroalimentare contemporanea ed è il vostro patrimonio. Venite venerdì 27 maggio all'apertura. E prima di chiudere diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Subito dopo il TG 9:10, al termine Caffè Bollente, condotto dal direttore di Teletruria Luca Caneschi. Argomento della puntata è l'eredità di Walter De Benedetto e delle sue battaglie civili. Ospite in studio il presidente del Corecom Enzo Brogi. Alle 23 in diretta, appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. Ed è tutto, do la linea a Luigi Alberti per la pagina sportiva. Grazie e arrivederci. We'll be right back.